Salve a tutti e benvenuti a questa sessione della 14ª Conferenza Nazionale di Statistica. Il tema che affronteremo oggi si inquadra nel più ampio tema, nel più ampio argomento dell'ambiente e della sostenibilità, ed in particolare tratteremo attraverso l'intervento di quattro nostri relatori, tratteremo il tema delle fonti e dei metodi per la misurazione dell'ambiente e con particolare riferimento alla dimensione territoriale. Noi qui avremo quattro relatori, la dottoressa Zavattero del CIRBISES che ci parlerà della classificazione dei comuni secondo il tema delle ecoregioni. E poi avremo un intervento del dottor Gardini che si occuperà di relazionarci su alcuni metodi per la valutazione della convergenza spaziale in indicatori degli SDGs. Terzo intervento di ISPRA del responsabile delle statistiche ambientali, dottor Giovanni Finocchiaro, che appunto ci farà una carrellata delle statistiche ambientali prodotte correttamente da Istat, ed infine chiuderà il quarto intervento il dottor Fabio Lipizzi dell'Istat, che ci parlerà di microzone e dell'impatto antropico sull'ambiente. Quello che vorrei dire prima di lasciare la parola alla dottoressa Zavattero è che questa sessione mi sembra particolarmente ricca di spunti. Ho avuto modo di ovviamente sia di parlare con i relatori che leggere in anteprima le slide, e mi sembra che il materiale è molto ricco e molto interessante in tutti e quattro gli interventi. Voi, come tutti forse sanno, il Green Deal, di cui si parla molto in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, è un ambito in cui si progettano e si prospettano le politiche ambientali future per costruire sostanzialmente un'economia neutrale climaticamente e quindi più sostenibile rispetto al passato, e quindi anche con un uso più efficiente delle risorse disponibili. Questo comporterà però questa sfida comporterà sicuramente, ed è questa una delle ragioni di questa, uno degli obiettivi di questa sessione, comporterà sicuramente uno sforzo sia della statistica ufficiale, ma sia anche degli altri soggetti che partecipano a vario titolo, dall'università alla ricerca ad altri soggetti, ad altri stakeholder. Comporterà chiaramente uno sforzo per migliorare, per produrre nuova informazione, nuova misurazione, nuovi metodi per leggere sia il territorio, sia il legame che c'è tra il territorio e la sostenibilità ambientale. Quindi è una sfida che qui cogliamo, anche se diciamo limitatamente ad alcuni argomenti, ma che ritengo sia assolutamente indispensabile. Quindi attenzione alla misurazione, attenzione ai metodi innovativi e attenzione quindi chiaramente anche alla lettura territoriale. E proprio su questo tema darei la parola alla dottoressa Zavattero, appunto, che ci parlerà di questa nuova classificazione dei comuni italiani secondo appunto l'articolazione in ecoregioni. Sì, Prego. grazie per l'invito anche a nome di tutto il gruppo di ricerca. Dunque, la mia presentazione avrà una breve premessa e si concentrerà poi sulla diciamo, la descrizione di cosa sono le ecoregioni, gli ambiti di applicazione, la nuova classificazione dei comuni secondo le ecoregioni e poi dare alcuni spunti per degli sviluppi futuri. Dunque, la dimensione ambientale sostiene quella socio-economica e delle istituzioni e quindi in qualche modo, sia in maniera diretta che in maniera indiretta, la funzionalità degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici sono alla base dello sviluppo socio-economico e qualità della vita
difesa della popolazione. Pertanto è necessario, soprattutto nei prossimi 10 anni di strategie e di direttive importanti sul tema dell'ambiente, implementare nuovi modelli di sviluppo capaci quindi di facilitare le interconnessioni tra le diverse dimensioni dello sviluppo, ma anche di rileggere le statistiche locali in chiave ecologica territoriale, quindi per monitorare i target e gli indicatori di sviluppo. Nel contesto internazionale, la classificazione ecologica del territorio individua ambiti omogenei dal punto di vista ecologico, che sono definite le ecoregioni, all'interno delle quali delle specie e comunità interagiscono in modo discreto con i caratteri fisici dell'ambiente. Il processo metodologico proposto in Italia già da più di 10 anni integra in maniera discreta e gerarchica i fattori abiotici del territorio, quindi il clima, la litologia e la vegetazione, che influenzano la vegetazione e condizionano usi e copertura del suolo, dando quindi origine a una classificazione gerarchica in 4 livelli, divisioni, province, sezioni e sottosezioni, con un maggior livello di omogeneità in termini climatici, litologici, morfologici e di vegetazione. Ogni ecoregione è accompagnata da una scheda diagnostica che ne riporta quindi le caratteristiche in termini di assetto geografico, quindi l'estensione, il range, la località, le informazioni di sintesi di tipo climatico, fisiografico, indicazioni sulla distribuzione della flora, della vegetazione e in ultimo anche degli ecosistemi e del loro grado di minaccia. Gli ambiti di applicazione, sicuramente il principale è stato quello, ad esempio a livello gerarchico di provincia, che sono quindi 5 ecoregioni, sono state individuate, definite e utilizzate per un framework del report sul capitale naturale, in cui sono state riportate le informazioni riguardanti non solo l'assetto ecoregionale del territorio, ma integrate anche con le informazioni riguardanti la mappatura e la valutazione degli ecosistemi derivanti dal progetto MAES europeo. Inoltre, nell'ultimo report del capitale naturale vengono riportati anche i risultati che riguardano un altro progetto da poco concluso, che è la definizione della lista rossa degli ecosistemi d'Italia, quindi con i parametri e i criteri della UCN, e ci ha permesso quindi in qualche modo di conoscere perché un ecosistema è a rischio, dove intervenire prioritariamente e quindi quali azioni intraprendere per le misure di restoration ecology. Gli ambiti di applicazione poi toccano anche il tema del sistema, agricolo tradizionale, andando quindi a catturare quella che è la coevoluzione tra i fattori di una ambientali sottostanti alle pratiche agricole tradizionali. E inoltre dal 2012 al 2018 hanno rappresentato il framework di riferimento per azioni significative di sistema per i parchi nazionali e per le strategie di conservazione della biodiversità. In questo contesto, nel 2018 è nata un'interessante e proficua collaborazione tra il CIRBISES e la Direzione Centrale per le Statistiche Territoriali e Ambientali, che ha dato luogo a una statistica prima di tipo sperimentale, poi dal 2020 di tipo invece ufficiale, di lettura, di classificazione dei comuni secondo i limiti ecoregionali. Si tratta quindi di una classificazione che riporta non solo informazioni geografiche, di cui chiaramente l'istituto già possiede, ma anche di integrare con le informazioni di tipo climatico, litologico, geomorfologico ed ecosistemico, fattori che sappiamo concorrono allo sviluppo del socio-economico del territorio e alla qualità della vita delle popolazioni.
È un processo avvenuto in ambiente GIS tramite sovrapposizione della cartografia delle ecoregioni con quella amministrativa dei comuni dal 2016 al 2020, in cui il comune è stato assegnato alle ecoregioni di appartenenza, in gran parte in maniera diciamo automatizzata, in quanto più dell'85% dei comuni ricade esclusivamente in una ecoregione, il restante in gran parte in una prevalente. Per quelli in cui invece non era presente una ecoregione prevalente, siamo andati a scendere di dettaglio con le indicazioni dei fattori abiotici e biotici delle ecoregioni al fine di individuare quindi quale limite utilizzare e quindi quale ecoregione assegnare al comune. Lo studio è associato a una memoria diciamo metodologica, quindi a una nota metodologica che ne riporta la metodologia applicata, a cui rimando per maggiori approfondimenti, che riporta anche le principali statistiche in termini di comuni appartenenti, di superficie, di popolazione. Ma dal 2020 è stata anche integrata con ulteriori statistiche per una lettura maggiore degli ambiti territoriali. Lettura che ha dato luogo a, diciamo, a un primo esercizio che apre la strada a ulteriori approfondite valutazioni sul campo degli ecosistemi, delle pressioni che potete trovare nell'ebook di economia e ambiente. In questo caso riporto un breve risultato che ci dice quanto l'ecoregione, ad esempio padana, è quella in cui si ha una minore estensione degli ecosistemi naturali, un maggior grado di compromissione di quelli residuali. Infatti dalla X rosse vedete sono tutti gli ecosistemi presenti in basso stato di conservazione e in questo territorio poi insistono le maggiori pressioni rispetto chiaramente a popolazione e comparto socio-economico. Le applicazioni in corso, novità di due giorni fa, è quella relativa all'accordo tra il verde urbano e del progetto del PRIN, del PNRR, scusatemi, che è la tutela e valorizzazione del verde urbano e extraurbano, misura del che dà origine quindi a un piano di forestazione di 6,6 milioni di alberi, il cui contributo della classificazione ecoregionale per comuni permette di andare a scegliere l'albero giusto al posto giusto, quindi definendo quali alberi utilizzare in termini quindi di conservazione della biodiversità, di servizi ecosistemici, ma anche di andare ad attivare delle filiere sostenibili sul territorio. Le ultime due slide riguardano invece la classificazione dei comuni secondo l'ecoregione e degli sviluppi futuri. Sicuramente quello di integrare il set di indicatori ambientali per la valutazione del benessere e dei dataset, diciamo, degli SDGs, con le informazioni che riguardano lo stato di conservazione degli ecosistemi, il grado di minaccia, ma anche riportare i risultati del PNRR in termini di miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e di estensione e di condizione degli ecosistemi, ad esempio nell'SDGs 15. In ultimo, anche in un occhio, diciamo, buttando in direzione, diciamo, di migliorare l'attrattività e la valorizzazione dei territori,
capire come il raggruppamento dei comuni secondo dei limiti ecoregionali permette una migliore lettura dei fenomeni che avvengono sul territorio, anche in chiave turistica, andando a capire, ad esempio, se è possibile individuare nuove opportunità di sviluppo legate alla valorizzazione del capitale naturale, ad esempio per quei comuni in cui non è chiara una vocazione turistica. Oppure, ad esempio, sempre per un altro spunto sulle aree interne, capire dove si concentra la maggior parte di comuni di aree interne, quanto e quali fattori ambientali che caratterizzano quindi l'assetto ecoregionale è legata tale perifericità. Ultimo spunto è quello che riguarda il SEA, quindi contribuire quanto diciamo le valutazioni in termini di estensione e condizione degli ecosistemi all'interno delle ecoregioni, possibile definire come accounting area, contribuiscono a colmare le lacune conoscitive e di esigenza di ricerca che riguardano in particolar modo gli aspetti ecologici legati alla contabilità degli ecosistemi. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione. Dottoressa, grazie mille, soprattutto per la sintesi. Mi è sembrato una presentazione molto interessante, soprattutto per il fatto che questo strumento nuovo di classificazione offre, come ha fatto vedere lei nelle ultime slide, offre grandi opportunità e soprattutto supera la tradizionale lettura amministrativa dei fenomeni socio-economici e anche ambientali. Le volevo però fare una domanda, proprio con una risposta in sintesi, quindi capire quale, secondo lei, potrebbe essere l'utilizzo più significativo di questa nuova classificazione del territorio, secondo le ecoregioni. Ma come avete avuto modo di vedere, le opportunità sono diverse. Sicuramente la lettura complementare a quella amministrativa è sicuramente più idonea a rispondere a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche il fatto di essere una classificazione gerarchica permette di scegliere quale è il livello gerarchico più adeguato per la valutazione, da una scala continentale, ad esempio, delle divisioni, a quella più locale delle sottosezioni. In ultimo, anche l'integrazione delle banche dati a disposizione dell'Istat e quindi anche ad andare ad arricchire le informazioni già sull'atlante statistico dei comuni potrebbe essere un buono spunto. Infatti anticipo che la classificazione sta per essere acquisita appunto proprio sull'atlante statistico dei comuni e che quindi sarà disponibile per l'estrazione e la lettura anche di questi indicatori. Grazie mille di nuovo. Grazie a voi. Io adesso introdurrei il dottor Gardini che ci presenta un interessantissimo contributo sulla valutazione, su metodi statistici per la valutazione della convergenza spaziale in indicatori di SDGs. Il tema della convergenza spaziale è particolarmente, secondo me, sentito perché, soprattutto nei temi ambientali, siamo troppo forse abituati a fare fotografie e quindi questa possibilità di leggere, diciamo, in termini dinamici fotografie a diversi istanti di tempo potrebbe essere assolutamente interessante. Prego, dottor Gardini, le lascio la parola. Salve a tutti e grazie innanzitutto dell'invito. Come diceva il dottor Crociani, sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna e presento oggi il talk dal titolo Metodi statistici per la valutazione della convergenza spaziale in indicatori SDGs, che è stato pensato e realizzato insieme al professor Fedele Greco, sempre del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna. Come vedrete, la presentazione ha uno stampo abbastanza statistico e l'obiettivo è quello di fornire innanzitutto una review sul problema statistico della valutazione della convergenza spaziale,
per poi passare a un'idea di sviluppo di metodi basati su modelli statistici che permettano una valutazione robusta di questo processo, che, come appunto si diceva nell'introduzione, è comunque rilevante per capire l'evoluzione dei fenomeni nello spazio e nel tempo. Ci contestualizziamo appunto nel framework in cui c'è sempre una maggiore attenzione verso la rilevazione di aspetti sociali ed ambientali per la valutazione del benessere delle persone, che quindi affiancano le classiche misure economiche. E in questo contesto possiamo sicuramente ricordare l'esempio del BES, quindi la misurazione del benessere ecosostenibile, e la valutazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dalle Nazioni Unite. Ed è appunto quest'ultimo contesto che ci dà un po' il motivating example per questo talk, e perché tutti questi progetti di raccolta di misure sociali e ambientali, come si ricordava anche in precedenza, pongono diverse sfide statistiche in tutte le fasi del lavoro, che vanno sia dalla progettazione stessa degli indicatori da raccogliere per misurare un fenomeno, poi si passa al problema che spesso un fenomeno singolo può essere misurato sotto diversi punti di vista, quindi c'è bisogno anche di sintetizzare questi diversi punti di vista, e in questo campo la statistica multivariata sicuramente offre degli spunti interessanti. E in ultimo, quello che sarà appunto l'obiettivo della presentazione di oggi, se l'interesse è la valutazione dell'evoluzione di un fenomeno nello spazio e nel tempo, sicuramente la convergenza territoriale o la convergenza spaziale, come si chiama in statistica, può essere uno strumento molto utile. Per chi non fosse familiare col concetto di convergenza spaziale, questo è un semplice esempio di un processo di convergenza territoriale che va a buon fine. Sono dati generati casualmente, quindi con puro scopo didattico, quindi non c'è nessuna interpretazione dietro. Si ha convergenza territoriale quando, ipotizzando di misurare un indicatore nei diversi territori che compongono il paese, come in questo caso le province italiane, si ha una situazione iniziale in cui c'è una forte eterogeneità, quindi delle grandi differenze all'interno del paese, quindi nei diversi territori, e col passare del tempo, se si ha un processo di convergenza territoriale, queste differenze si assottigliano sempre di più, giungendo in soldoni ad una mappa sostanzialmente piatta in cui appunto le differenze territoriali si sono appianate. E il problema statistico è come effettivamente valutare questo processo, quindi quali sono le metodologie con cui possiamo valutare questo processo. Esistono fondamentalmente due approcci. Uno, l'approccio della beta convergenza, che però sfrutta, diciamo, una letteratura economica ed econometrica, quindi non è facilmente applicabile a indicatori, ad esempio, ambientali o sociali in generale. E ci concentriamo invece oggi sull'approccio della sigma convergenza, convergenza assoluta, che si basa semplicemente sull'idea di monitorare l'andamento dell'eterogeneità nel tempo. Quindi, come dicevo in precedenza, si ha convergenza territoriale quando l'eterogeneità nel tempo diminuisce. Quindi si misura l'eterogeneità con un semplice indicatore statistico, come ad esempio il coefficiente di variazione, e si monitora nel tempo appunto questo andamento. Ed è quello che viene fatto, per esempio, nel rapporto SDGs 2021 per la valutazione della convergenza delle regioni e degli indicatori a cui c'è a disposizione informazione territoriale. Prima di passare un po' alle idee che abbiamo raccolto per portare contributo in questa discussione, è importante ricordare alcune informazioni magari scontate, ma che sono importanti per fissare alcune problematiche ed alcuni paletti prima di passare all'analisi statistica. Analisi statistica che, come sapete, dipende assolutamente dalla natura dell'indicatore stesso, quindi a seconda del tipo di indicatore dovremo usare delle tecniche più o meno appropriate, e quindi, per esempio, possiamo distinguere tra tassi, conteggi e misure in generale. Ed è anche fondamentale per la costruzione di un metodo statistico funzionale conoscere la fonte su cui effettivamente l'indicatore viene costruito. Come sapete, ci sono indicatori che sono basati da indagini campionarie, quindi sono affetti da errore campionario, ci sono indicatori che sono invece provengono dati da registro, in questo caso è l'errore di tipo non campionario, ma comunque gli indicatori sono soggetti ad una variabilità intrinseca del fenomeno che deve essere in qualche modo scorporata dalle differenze effettivamente presenti per differenze strutturate nello spazio. E
E infine, vista la maggiore attenzione sempre agli indicatori anche di stampo ambientale, le fonti possono essere delle rilevazioni strumentali stesse. Per parlare un po' più in concreto, portare qualche esempio di indicatori SDGs che presentano alcune peculiarità che non possono essere ignorate nella fase di analisi statistica, qui sono riportati alcuni esempi. Ad esempio, l'indicatore sull'abusivismo edilizio è realizzato partendo da un'indagine campionaria e, come vediamo successivamente, quello che viene solitamente fatto quando si ha un'indagine campionaria è fornire la stima puntuale per ogni territorio, non fornendo magari l'incertezza associata a questa stima, che invece può essere un utile elemento di valutazione successivamente per i metodi statistici. Un altro esempio interessante è la concentrazione di polveri sottili come PM2,5 e PM10, e qui in questo caso la difficoltà è nel sintetizzare tutte le differenze che possono esserci in un territorio vasto come una regione con un numero, esclusivamente con un numero. Oppure ci sono classici indicatori socio-economici basati su indagini campionarie consolidate nel tempo come USILC, oppure ci sono indicatori come la percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili, che sono sostanzialmente delle percentuali con numeratore e denominatore che possono variare nel tempo, e quindi per una corretta valutazione del fenomeno è necessario conoscere tutte e due queste parti, non soltanto la percentuale finale, perché non sappiamo effettivamente le variazioni a cosa sono imputabili. Quindi, avendo un attimo contestualizzato dove ci stiamo muovendo, passiamo entriamo un po' dentro il concetto statistico di sigma convergenza, puntualizzando qualche difetto che la sigma convergenza applicata con il semplice coefficiente di variazione descrittivo ha alla luce di quanto detto fino adesso. Cioè, il punto è che un coefficiente di variazione è semplicemente un rapporto tra una stima di una deviazione standard e una stima di una media. E quindi il punto è che eventuali differenze che possono essere osservate non è semplice appunto distinguere quale parte di queste differenze sia dovuta a rumore statistico oppure effettivamente a un segnale presente nei dati. Inoltre, come dicevo prima, si ignora l'incertezza legata alla stima stessa dell'indicatore, che non è un numero sempre effettivamente preciso e con una incertezza trascurabile. E infine si ignora anche quello che succede all'interno della finestra temporale che viene analizzata, perché solitamente quello che si fa è confrontare i coefficienti di variazione in due momenti temporali, ad esempio 10 anni per il caso degli SDGs, e ignorando il processo all'interno della finestra, che può raccontare sicuramente delle cose interessanti sul fenomeno. E alla luce di tutte queste problematiche, di tutte queste potenzialità anche agli occhi di uno statistico, l'idea è che i modelli statistici, anche in declinazioni abbastanza semplici della loro definizione, possono essere molto utili per innanzitutto incorporare tutte queste sorgenti di incertezza presenti nei dati e portare in questo modo a ottenere una misura della convergenza territoriale che sia robusta rispetto a questa incertezza e che tenga conto anche delle diverse nature degli indicatori che appunto possono modificare le conclusioni sull'analisi statistica stessa. In particolare, quello che, su cui ci soffermiamo è l'utilizzo di modelli statistici bayesiani, che sono ancora largamente sottoutilizzati in ambito della statistica ufficiale, probabilmente per motivi storici, ma che specialmente quando si ha a che fare con la distribuzione spaziale di un fenomeno, hanno parecchi punti a favore, nel senso che sono caratterizzati da una grande flessibilità di specificazione, permettono la trasmissione dell'incertezza nei vari livelli della gerarchia dello stesso modello e ormai sono a disposizione degli strumenti computazionali facilmente gestibili per la stima di questo tipo di modelli. Inoltre c'è una delle problematiche maggiori verso la diffusione dei modelli bayesiani e la scelta della distribuzione a priori, che ormai ha diverse scelte consolidate, automatiche, implementate in diversi software, quindi anche la scelta della distribuzione a priori non è più un problema per l'utilizzatore. Infine, un altro punto a favore di questo tipo di modelli è che si fa inferenza statistica sulla distribuzione posteriore dei parametri e, come vedremo, è possibile trasferire l'incertezza sulla stima anche sulla stima di indicatori complessi che derivano dai singoli parametri del modello e quindi non c'è neanche un problema di appunto derivare l'incertezza dell'indicatore medesimo.
Quindi passando un attimo a qualche dettaglio tecnico, abbastanza semplice e intuitivo per dare l'intuizione delle potenzialità di un modello statistico in questo contesto, consideriamo un generico indicatore I che viene osservato nello spazio S e nel tempo T. E quello che ipotizziamo in questa fase iniziale è un semplice modello gaussiano per questo indicatore, che poi potrà essere rilassato per tenere conto delle diverse peculiarità dei dati, che è caratterizzato da una media, che varia per ogni indicatore misurato nello spazio e nel tempo, e da una varianza. La varianza gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, perché innanzitutto può essere nota se ad esempio abbiamo dei dati che provengono da informazioni campionarie, solitamente si utilizza quindi la varianza da disegno come valore fissato, e questo è un approccio che in letteratura statistica si chiama di tipo smolare, oppure può non essere nota e può essere stimata sia una varianza complessiva che una varianza specifica di tempo e spazio. E questo, il ruolo di questa varianza è importante perché è la varianza residua del fenomeno che non è dovuta a variazioni dovute a cambiamenti appunto sistematici nel tempo e nello spazio, che sono quello che noi vogliamo andare a valutare effettivamente monitorando la convergenza spaziale. Perché inseriamo le variazioni nel tempo e nello spazio all'interno della media, che viene specificata come il valore atteso da modello dell'indicatore, in cui si ha un semplice predittore lineare, una somma di tre coefficienti, una media generale per tutto il territorio, e un effetto casuale che tiene conto delle differenze spaziali e un effetto casuale che tiene conto delle differenze temporali all'interno di ogni territorio. In questo modo abbiamo a disposizione una stima di una media che ha depurata il problema di avere al suo interno anche la variabilità del fenomeno intrinseca, che deve essere in qualche modo tolta per valutare le effettive differenze spaziali e temporali. Senza soffermarsi troppo sui dettagli tecnici, passo velocemente dicendo che l'obiettivo di questo modello, insomma, come lettura finale da un modello di questo tipo, possiamo ad esempio ottenere dei coefficienti di variazione, quindi gli stessi coefficienti di variazione descrittivi, però questa volta da modello, per ogni anno osservato, e combinando semplicemente le diverse medie osservate ad ogni tempo T, che nel caso degli SDGs è ogni anno, ottenendo una distribuzione a posteriori del nostro coefficiente di variazione, che può essere sintetizzata in tutti i suoi le sue caratteristiche, ad esempio con un valore atteso che diventa la stima puntuale, quella che è il coefficiente di variazione secco, diciamo, e calcolando i quantili è possibile anche ottenere un intervallo di credibilità, che è il corrispettivo bayesiano dell'intervallo di confidenza, che ci dà anche un'idea dell'incertezza annessa alla stima del coefficiente di variazione. Brevemente, possiamo, come dicevo prima, estendere questa metodologia rispettando le diverse nature degli indicatori, quindi se per esempio l'indicatore è una distribuzione asimmetrica, come spesso accade per le variabili ambientali, la distribuzione log normale può essere utilizzata. Se invece si ha a che fare con un conteggio, si può utilizzare una distribuzione di Poisson, oppure se l'indicatore è una proporzione e un tasso, quindi a supporto definito magari tra 0 e 1, la distribuzione beta può essere utilizzata. Quindi, una volta che abbiamo stimato un modello, abbiamo a disposizione una sequenza di distribuzioni per i coefficienti di variazione per tutti gli anni che abbiamo inserito, per cui disponiamo dati, quindi non è più soltanto un confronto statico tra due momenti temporali, ma abbiamo l'andamento, diciamo, il più dinamico possibile del fenomeno, e possiamo monitorare, nell'ottica della misurazione della convergenza territoriale, l'andamento di questa media, di questi intervalli di credibilità nel tempo per questi coefficienti di variazione. Oppure possiamo anche calcolare delle valutazioni probabilistiche, semplicemente quanto il coefficiente di variazione al tempo iniziale è maggiore del coefficiente di variazione al tempo finale, fornendo delle sintesi anche per classificare l'avvenimento o meno della convergenza territoriale. Quindi, per concludere brevemente, l'idea è ancora, come avete visto, non trova applicazione su dati reali, perché è un lavoro su cui ci siamo appena messi, che però può riservare sicuramente delle applicazioni interessanti, perché, come si diceva, il problema della
della convergenza spaziale è sensibile, è interessante per diversi motivi e l'utilizzo di modelli statistici in questo contesto può avere diverse potenzialità, anche incorporare ad esempio più indicatori nello stesso momento per quello che diceva all'inizio, cioè il problema di avere più caratteristiche dello stesso fenomeno che devono essere valutate. Quindi i modelli statistici hanno davvero tante potenzialità da esplorare in questo contesto. Vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per ulteriori domande, chiaramente. Grazie, grazie mille dottor Gandini, mi sembra una presentazione molto, un tema molto interessante. Le volevo chiedere, ma mi deve rispondere molto rapidamente perché i tempi purtroppo sono tiranni, avevo una domanda molto rapida, se potesse chiarirci un po' meglio come, diciamo, dalla stima del coefficiente di variazione possiamo trarre conclusioni o meno, oppure non avere nessuna conclusione, sulla presenza di un processo di convergenza spaziale. Esatto, sì, l'idea è che il coefficiente di variazione, essendo una misura di eterogeneità, diciamo, misura quanta differenza c'è all'interno dei territori, e quindi osservando una diminuzione di questo nel tempo è possibile effettivamente capire se diciamo che l'utilizzo dei modelli statistici in questo senso permettono di scorporare la variabilità dovuta al fenomeno intrinseca, quindi ci rimane un coefficiente di variazione basato esclusivamente sulle differenze spazio-temporali del fenomeno, che quindi ci dà indicazioni precise su quell'esclusivo aspetto che è di nostro interesse. E quindi osservando una diminuzione, un aumento o diciamo la staticità del valore, si ha una valutazione sulla convergenza spaziale. Questo in breve, ovviamente. Sarebbe da approfondire, però ci fermiamo qua. Benissimo, benissimo. Grazie ancora per la sua presentazione e per aver partecipato a questa sessione. Ora passiamo al terzo intervento del dottor Finocchiaro, che è responsabile della sezione statistica ambientale di ISPRA, che ci parlerà ci farà una carrellata abbastanza, credo, dettagliata della produzione su questo tema di ISPRA. Finalizzata però alla misurazione in questo caso della complessità ambientale. Prego, dottor Finocchiaro, le lascio la parola. Grazie. Grazie a tutti. Oggi appunto cercherò di fare questa panoramica di cosa già ISPRA in termini di statistiche ambientali produce e cosa sta, diciamo, bolle in pentola a seguito della rinnovata agenda politica europea e nazionale che vede l'ambiente appunto al centro del dibattito. Innanzitutto voglio partire da una delle mission storiche dell'Istituto, e come vedete tra le principali competenze attribuite del legislatore ha pure la produzione e diffusione dell'informazione ambientale, che il più delle volte si traduce in produzione di statistiche, indicatori finalizzato al reporting ambientale. Ora, l'offerta di informazioni statistiche dell'Istituto provo a sintetizzarla in alcuni filoni di attività. Di fatto ISPRA, oltre, diciamo, a garantire il suo contributo al programma statistico nazionale, quindi come produttore di statistico ufficiale, risponde ad obblighi di reporting internazionali, come ad esempio quelli richiesti per il protocollo di Kyoto, quindi per materia di emissione atmosferica, delle riflessioni sulla qualità dell'aria o sulle statistiche sui rifiuti, produce report statistici di informazione ambientale, sia intertematici come l'annuale dato ambientale, che è quello più longevo e più completo, sia tematici come il rapporto consumo di suolo, il clima in Italia. E in più c'ha altre raccoglie, diciamo, assolve la funzione di National Focal Point della rete di tutte le agenzie nazionali dell'ambiente coordinata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, quindi la rete Eionet, raccogliendo tutti i dati necessari per la redazione dei rapporti sullo stato dell'ambiente in Europa. Migliora altresì e sostiene la bontà dei dati dei controlli ambientali, che è una delle altre mission dell'Istituto, attraverso il potenziamento e l'armonizzazione in ambito anche del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, quindi ISPRA con le ARPA dei laboratori, e proprio parlando di complessità e misurazione della stessa, appunto tipica dei fenomeni ambientali, vi accennerò anche ad alcune iniziative metodologiche su cui stiamo lavorando negli ultimi tempi e che sinteticamente possono essere riassunte in indicatori compositi e analisi degli scenari.
Ovviamente è l'annuario delle date ambientali e quindi la sua piattaforma informatica rappresentare il contenitore del corsetto indicatori di ISPRA. Ora, con l'annuario in genere, parlava prima con il dottor Cruciani, con l'annuario cerchiamo sempre di fornire la fotografia dello stato dell'ambiente in Italia, sempre più nitida, ma negli ultimi anni abbiamo cercato di valorizzare gli indicatori dell'annuario per monitorare politiche. Infatti, fin dal 2016 abbiamo prodotto questo volume dati sull'ambiente, dove abbiamo utilizzato gli indicatori dell'annuario per monitorare i tre macro obiettivi, quelli più ambientali, del settimo programma di azione ambientale europeo, e dall'ultima edizione, quella del 2019, abbiamo questo altro prodotto, Ambiente in Italia, trend e normative, dove con collegamenti a Sustainable Development Goals e al Green Deal, tramite due chiavi di lettura, quindi serie storiche e indici, abbiamo cercato di interpretare le serie storiche alla luce delle normative e degli obiettivi per fotografarne applicazione e conseguimento. Il passo successivo su cui ISPRA si sta adoperando e si adopererà nei prossimi mesi è relativo al soddisfacimento delle nuove esigenze appunto informative provenienti dalle nuove numerose iniziative di politica di rilevanza ambientale in agenda. In questa slide ho cercato di sintetizzare le principali iniziative sia a livello internazionale europeo sia nazionale. Come vedete, ho messo Agenda 2030, il Green Deal, l'ottavo programma di azione ambientale e le politiche di coesione, in cui principale platform rappresenta la parte ambientale, è dedicata alla parte ambientale, e invece nell'ambito nazionale, ovviamente il piano nazionale di ripresa e resilienza su tutti, ma anche la strategia di bioeconomia oppure il piano di transizione ecologica. Ora, così come i fenomeni ambientali, e ci ho voluto considerare la complessità, che ho incluso anche nel titolo della mia presentazione, odierna, perché è insita già nei concetti di fenomeni ambientali che noi usualmente trattiamo, così anche nel concetto di sostenibilità e anche nelle recenti politiche ambientali che appunto sono questa volta integrate, quindi anche loro hanno in sé questo concetto di sostenibilità, e quindi ci stiamo attendo come gestire la complessità. Riteniamo appunto che oggi che la statistica gioca un ruolo chiave, quindi poiché garantisce un linguaggio comune, nonché delle tecniche per semplificare la realtà, e tutto al fine di fornire sempre gli strumenti quantitativi, quindi dati, indicatori, indici, proprio per il decisore, indispensabile appunto per orientare le scelte politiche. Adesso vi farò vedere due slide su come stiamo cercando di approcciare, tramite queste due linee metodologiche, la complessità richiesta da queste nuove politiche integrate fondamentalmente. Quindi dicevo, la prima si tratta di attuare, abbiamo utilizzato indicatori compositi per appunto sintetizzare diversi sottoobiettivi dei tre macro obiettivi del settimo programma di azione ambientale. Quindi qua c'è un esempio sull'indice di biodiversità costruito tramite cinque indicatori elementari ambientali relativi proprio alla biodiversità, tramite il metodo AMPI, noto a tanti, soprattutto qui insomma in Istat. E l'altra invece, l'altra linearità più recente, sulla quale c'è ancora tanto da lavoro da fare e tanto margine di miglioramento e affinamento, è rivolta alle analisi integrate, in particolare all'analisi degli scenari, tramite tecniche di Future Studies. Ora, quest'anno infatti tramite queste tecniche abbiamo cercato di approcciare l'economia circolare, quindi innanzitutto cercando di semplificare il concetto, quindi di scomporlo pur mantenendo, vedete questo grafo, si vede, ma comunque rende l'idea delle numerosissime relazioni dirette e indirette tra le varie componenti che lo caratterizzano. E su questa applicazione, a inizi del prossimo anno, dovremo uscire con un primo report prevalentemente metodologico che spiega le scelte fatte, il percorso seguito per iniziare ad approcciare il fenomeno con questi nuovi strumenti. E in altre parole, il processo seguito è finalizzato a fornire una visione dinamica della circolarità di eventi futuri inattesi. Ora, le prossime slide che cercherò semplicemente di accennare passandoli in rassegna velocemente sono relative, ne ho scelte quattro, ma fondamentalmente ad alcune iniziative in itinere su cui ISPRA è impegnato per potenziare l'offerta di informativa ambientale che va potenziata per andare ad ampliare la produzione di statistiche ufficiali del Paese. Mi riferisco al progetto ISPRA Statistica Ambientale per Politica di Coesione, proprio che è un progetto finalizzato dal PON Governance, al progetto europeo Copernicus su conservazione della terra, di cui ISPRA coordina diciamo il forum nazionale degli utenti del programma Copernicus, la strategia marina e il suo nuovo monitoraggio e il monitoraggio dell'economia circolare. Quindi due brevi informative su questi progetti. Quindi il progetto PON diciamo è finalizzato proprio a fornire indicatori ambientali per la governance locale a partire dalle regioni fondamentalmente, ma non
solo. Fatto per questo progetto, l'Istituto ha messo in atto tutta una serie di iniziative atte a garantire quelle migliorie metodologiche necessarie al popolamento di indicatori ambientali che siano più tempestivi e con una maggiore granularità territoriale rispetto a quanto l'Istituto istituzionalmente è tenuto a produrre, sempre nel rispetto di standard metodologici della statistica pubblica. Qui vedete riassunte un po' i principali output, che ovviamente stiamo parlando di un progetto che abbiamo appena fatto il giro di boa, perché è partito a maggio 2018 e sono stati pubblicati già diversi indicatori, 44 indicatori, di cui 25 anche a scala comunale, ma soprattutto oltre agli indicatori che è il vero core del progetto, che poi sono proprio di interesse proprio per il territorio, sono state realizzate anche tutta una serie di attività sempre propedeutiche e funzionali al popolamento degli indicatori, che è il core del progetto, ma di propria rilevanza anche in termini di diffusione e utilizzazione più ampia. Tra tutte cito alcune, due in particolare, piattaforme informatiche: la piattaforma Idrogeo, che è una piattaforma open source e open data, non solo per tutto l'ambito del rischio idrogeologico, quindi frane, alluvioni, che tra l'altro rappresenta anche uno strumento interattivo e partecipativo per la popolazione, perché c'è un'app proprio per far interagire la popolazione. Infatti, tra l'altro, è stato premiato alla recente, all'ultimo forum PIA, quello di giugno del 21, come progetto innovativo e comunicativo della pubblica amministrazione. E un altro database che è stato rilasciato e su cui si sta lavorando, c'è tanta attesa, è questo database mosaico per i siti contaminati di interesse regionale, così come in via di definizione anche una banca dati nazionale degli habitat di interesse comunitario a uno degli indicatori presenti nell'accordo di partenariato di Ponte Ispra, e più tutta una serie di altre attività meteorologiche, come appunto la ridigitalizzazione delle coste italiane, che è stato fatto dopo un decennio, una sperimentazione ad hoc per ridurre i tempi di stime delle emissioni atmosferiche a livello regionale, che solitamente vengono fatte ogni 4 anni, abbiamo cercato di farle ogni 2 anni tramite questo progetto. E sul consumo di suolo si è passati, grazie al progetto, al terzo livello di classificazione di consumo di suolo, e quindi è ampliata l'offerta di informazione. Qui c'è una slide semplicemente con alcuni indicatori legati del progetto legati agli SDGs, e in rosso in basso ce ne sono 3 in particolare come nuovi indicatori, diciamo, che rispondono ai desiderati delle Nazioni Unite. E l'altra iniziativa, appunto, è il progetto Copernicus, che porteranno ad ampliare, un dei progetti che porterà ad ampliare l'offerta di informazione ambientale, che vede ISPRA, appunto, come dicevo, protagonista del processo, anche a livello, per cui c'è tanta attesa anche a livello europeo, anche considerando soltanto la mole di risorse allocate negli ultimi anni. Si basa su una miriade di satelliti che realizzano un numero impressionante di osservazioni quotidiane, nonché su una rete globale di migliaia di sensori terrestri, aerei, marini, insomma, fatto una miriade di dati che organizzate in servizi, esattamente sono 6, sono qui elencati, realizzati al monitoraggio ambientale, inteso come atmosferico, marino, del territorio, dei cambiamenti climatici, e poi c'è una parte sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza. Diciamo tutti, quindi diciamo la base informativa verrà ampliata, poi starà a noi statistici pubblici in qualche modo anche cercare di sfruttarla e renderla utilizzabile anche per il vasto pubblico. Strategia marina, siamo nel pieno secondo ciclo di monitoraggio. E ISPRA, per conto del Ministero, ovviamente fa il supporto tecnico-scientifico e garantisce questo monitoraggio. Monitoraggio cosa implica? Che aumenterà di fatto per legge la base informativa relativa al monitoraggio del mare, quindi necessariamente aumenteranno gli indicatori. Vedete qui, là si ragiona per macrodescrittori ambientali del mare, in particolare i 3 in grassetto, pesca, rifiuti marini, eutrofizzazioni, sono già stati popolati degli indicatori anche secondo i desiderata delle Nazioni Unite per il 14.1.1 come goal, e su questo quindi ci aspettiamo che tante altre informazioni a breve saranno disponibili, e quindi poi saranno realizzati indicatori ad hoc. Ultima iniziativa che volevo sottoporre alla vostra attenzione è relativo al monitoraggio dell'economia circolare. Dallo scorso anno, 2020, ISPRA è stato protagonista, insieme all'Agenzia Europea dell'Ambiente, ha guidato questo cosiddetto processo di bellaggio per il monitoraggio dell'economia circolare, culminato con l'approvazione di una dichiarazione di bellaggio contenente dei principi cardine per il monitoraggio dell'economia circolare, e da quel momento siamo stati, diciamo, in qualche modo spinti, lanciati a livello europeo per cercare di seguire e coordinare questi temi legati al monitoraggio dell'economia circolare. Infatti facciamo parte di un gruppo, di un grosso consorzio, dell'European Topic Center, proprio sul tema, che supporterà fino al 26 i Paesi membri dell'Agenzia Europea per l'Ambiente
proprio su questi aspetti qua, così come Task Force UNECE o ECT finalizzata all'ambiente. Dalla scorsa edizione anche nell'annuario abbiamo dato spazio a una sezione specifica sull'economia ambiente, con indicatori derivati dai conti ambientali ovviamente di ISTAT, ma anche dei footprint, materia, carbon, energy footprint e tasso di circolarità, indispensabili proprio per approcciare il monitoraggio della transizione verso un'economia circolare. Ora, diciamo, queste iniziative, per far capire che appunto serve soddisfare le nuove esigenze informative, serve in qualche modo aumentare l'offerta e la base informativa. E quindi, a parere mio, incrementare e ampliare i monitoraggi ambientali diventa indispensabile, quindi non solo per andare a monitorare nuovi inquinanti emergenti, oppure per andare a individuare una serie di parametri bandiera nell'ambito dei classici monitoraggi istituzionali decennali su alcune tematiche ambientali, mi riferisco alle acque piuttosto che alla biodiversità, dove le direttive di riferimento richiedono un monitoraggio decennale, incrementare ovviamente anche dal punto di vista della statistica ufficiale l'offerta di informazione per fornire nuovi dati, tutto ciò sempre considerando quell'approccio integrato che è insito sia nel concetto di sostenibilità che di complessità. E tutto, ovviamente tutto ciò diventa più facile non solo incrementando le sinergie tra produttori, quindi in ambito della rete sinistra è fondamentale in questo, ma anche per tra gli enti di ricerca, in quanto questo al fine di fornire, diciamo, soluzioni, idee solide scientificamente per il decisore. Grazie per l'attenzione, super veloce. Grazie mille, dottor Finocchiaro. Mi è sembrato assolutamente pregevole lo sforzo che sta facendo ISPRA per colmare le lacune, diciamo, conoscitive e produrre nuovi indicatori. In particolare però le volevo fare una domanda, anche nel suo caso ci abbiamo pochissimi minuti, spero che lei riesca a risponderci in maniera sintetica. Mi ha particolarmente diciamo colpito, tra le tante cose interessanti che ci ha detto, il tema degli indicatori ambientali finalizzati alla misurazione delle politiche di coesione, quindi inquadrati all'interno del PON governance e capacità istituzionale. Ci può fare qualche esempio concreto di questi avanzamenti che ci ha illustrato, in particolare su questi indicatori ambientali, addirittura con dettaglio comunale? Sì, come avevo accennato, tutto il progetto è basato e finalizzato a produrre indicatori di rilevanza ambientale per la governance locale, in primis le regioni, ma c'è proprio una linea di attività specifica che è nata proprio per livello comunale, perché quando è stato pensato il progetto si pensava a dare un contributo al PON metro, così come alla strategia di aree interne, cioè delle iniziative nazionali su cui c'era una necessità specifica di indicatori di livello comunale ambientali. In particolare, tra i 25 indicatori attualmente popolati, ce n'è uno che viene popolato ad hoc solo per il livello comunale, anzi in realtà è solo per le città metropolitane e non neanche per le regioni, ad esempio perché è un indicatore già inserito nel corset, già previsto nel corset del PON metro, e mi riferisco alle emissioni di gas serra del settore commerciale, istituzionale e residenziale nel settore dei trasporti stradali, perché c'è una richiesta specifica a livello di città metropolitane. Ci sono anche tanti altri indicatori legati, appunto, già presentati nelle altre linee attività, quindi che coprono vari tipi di temi, quindi rifiuti, raccolta differenziata, rischio idrogeologico, della popolazione esposta a frane e alluvioni, quindi idrogeo, dicevo, da contenitore, consumo di suolo, dicevo prima, che si è passato al terzo livello di classificazione, quindi non solo suolo impermeabilizzato o meno e neanche secondo livello reversibile o irreversibile, ma anche che tipo, come è stato consumato, quindi là si è aperto un mondo. Molto interessante anche la parte relativa e molto attesa sulla parte del progresso nella gestione dei siti contaminati regionali, perché il progetto in questo caso ha spinto un'attività embrionale in fase di sistema nazionale della protezione dell'ambiente, dove si stava cercando di mettere a sistema tutte le anagrafi regionali dei siti contaminati di interesse regionale, e quindi, diciamo, adesso tramite questo mosaico che è stato costruito in qualche modo si cercherà di ampliare l'offerta informativa non solo per descrivere lo stato di avanzamento delle procedure previste proprio dalla gestione, ma anche per evidenziare i caratteri della contaminazione, quindi quali matrici interessate, i contaminanti presenti, le tipologie di attività, le tecniche usate per la caratterizzazione della bonifica. Altre due parole, per esempio, sulla dinamica litoranea. Diciamo che grazie al progetto siamo riusciti a ridigitalizzare la costa dopo un decennio, e di fatto questo ha permesso di creare degli indicatori finalizzati a verificare l'analisi delle le variazioni morfologiche dei litorali, espresso sia in termini di perdita di acquisizione di suolo per effetto di tutte le cause dirette e indirette che agiscono in prossimità della costa,
quindi diciamo è una sintesi dell'analisi dei tratti di costa protetti dalle opere di difesa costiera in funzione del tipo di opera, insomma queste sono abbastanza delle novità, così come sugli habitat appunto si sta cercando di lavorare verso questo nuovo database che dicevo, in qualche modo a creare un algoritmo per definire anche le superfici che spesso nel reporting ufficiale della Regione Habitat non sono previste, perché lì si ragiona per regioni biogeografiche, quindi i dati sono stati forniti, l'indicatore fornito già è a livello regionale, ma in attesa di costruire appunto di determinare le superfici di ogni habitat, e questo fa sì che rende questo indicatore disponibile anche per un livello territoriale molto più ampio, solo per citare alcuni esempi. Benissimo, benissimo, la ringrazio molto. Grazie. Mi è sembrato un intervento veramente, veramente molto interessante. E ora ci avviciniamo alla chiusura con l'ultimo intervento del dottor Lipizzi della Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e Territoriali dell'Istat, che è il responsabile del progetto sulla nuova microzonizzazione, e appunto ci parlerà della relazione tra microzone e impatto antropico sull'ambiente. Prego, dottor Lipizzi. Salve a tutti, sono Fabio Lipizzi, come è stato già introdotto dal direttore, lavoro nella Direzione Centrale del Territorio presso l'Istat. Insieme ai miei colleghi presenterò il progetto delle basi territoriali, sezioni e microzone del 2021 e come questo stato geografico possa essere utilizzato per verificare l'impatto antropico sull'ambiente. Purtroppo mi tocca iniziare dall'inizio, capire sostanzialmente che cosa rappresentano le basi territoriali dell'Istat. Sono state utilizzate per lungo tempo come supporto cartografico per tutte le operazioni di raccolta e diffusione dei dati in occasione dei censimenti. Poi è arrivato il censimento permanente che ha un po' mischiato le carte in tavola, tuttavia vengono ancora utilizzate come elemento fondamentale per la diffusione dei dati censuali a livello subcomunale. Le basi territoriali sono quindi una fotografia aggiornata delle località abitate prodotte in occasione del periodo intercensuario e includono naturalmente tutti gli edifici di recente costruzione. Un altro elemento che è intervenuto e ha modificato anche qui in parte, diciamo, questo oggetto che sono le basi territoriali e la nuova organizzazione dell'istituto che si fonda sul nuovo sistema integrato dei registri, cioè un sistema integrato che consente di collegare i registri sociali ed economici e geolocalizzarli sul territorio. Naturalmente c'è sempre il problema della confidenzialità del dato statistico, ma attraverso le microzone sarà possibile diffondere i dati provenienti da questi registri integrati. Per fare questa operazione, rispetto al passato, cioè rispetto alle sezioni di censimento, così come erano state individuate negli scorsi censimenti, i poligoni che sono stati generati per definire il nuovo stato geografico sono molto più omogenei e garantiscono di fatto la loro diffusione già in statistiche territoriali. Questi sono degli esempi di aggiornamento. Qui abbiamo una località abitata nel 2011, la località di Figino. Vedete che qui, in basso la località sono stati costruiti nel corso dei 20 anni, dei 10 anni, diciamo, dei nuovi edifici, e dunque la località abitata viene ridelimitata in funzione di questo nuovo edificato. Poi abbiamo nuovi aggiornamenti dovuti anche a nuove località abitate. Qui nel 2011 avevamo questa situazione nel territorio di Perugia, adesso abbiamo questa situazione, vedete, completamente diversa, in cui ci sono nuove edificazioni
edificazioni tali da definire nuove località abitate, cioè con almeno 15 edifici visibili sulla base di interpretazione. E poi c'è, diciamo, una nuova idea delle basi territoriali, mentre in passato, riprendendo la direttiva 2007 europea, diciamo, le basi territoriali in qualche modo erano l'idea di verificare una copertura del suolo, cioè la copertura biofisica delle superfici terrestri, comprese le superfici artificiali, eccetera. E qui ho messo un piccolo inserto per capire un po' meglio che cosa intendiamo per copertura del suolo. Sono un lettore assiduo di internazionale. Qui c'è una bellissima rubrica, un inserto che si chiama Il pianeta visto dall'alto. Qui vedete appunto una serie di immagini, però non si capisce bene che cosa c'è dentro. Naturalmente, questo è proprio esattamente diciamo l'altro elemento che fa il paio con la copertura del suolo, che è l'uso del suolo, cioè il riflesso delle interazioni tra l'uomo e la copertura del suolo, e costituisce quindi la descrizione di come il suolo viene impiegato in attività antropiche, cioè la dimensione funzionale o la destinazione socio-economica. Ecco, quello che abbiamo tentato di fare con questo nuovo strato geografico è quello di dare in qualche modo voce a questo, all'uso del suolo. In effetti, vedete, qui abbiamo una sezione di censimento, così come era stata definita nel 2011, e adesso noi abbiamo delimitato due altre aree all'interno di queste sezioni di censimento. Quindi sono dei micropoligoni, però che hanno una caratterizzazione molto precisa. Uno è un municipio e l'altro è un parco pubblico. La seconda sezione, ad esempio, che inizialmente era una sezione molto grande, la vedete, all'interno è stata ritagliata in modo da ottenere un cimitero, un parco, un campo sportivo, un ospedale, una chiesa e così via. Questa operazione naturalmente viene valutata, viene prima fatta, diciamo, una proposta a tutti i comuni italiani e diciamo la forza di questa operazione è che poi viene validata da tutti quanti i comuni italiani. Quindi ottenere uno strato del genere non è solo uno strato automatico né controllato da un operatore qualsiasi, ma viene effettuato un controllo di validità di questi codici speciali proprio dalle persone che vivono sul territorio. Qui abbiamo delimitato dei punti infrastrutturali come gli aeroporti, le cave, i depuratori, qualche esempio sparso qua e là, autostrade, ferrovie, e sono state anche delimitate come sezione di censimento le autostrade principali, le strade principali e le autostrade. Questo è molto interessante perché da un lato ci consente di definire, diciamo, dei codici speciali sul territorio, ma anche di individuare uno strato di correzione eventuale del censimento, cioè in sostanza sappiamo che in quelle sezioni di censimento specifico non ci devono essere individui, altrimenti c'è incoerenza appunto dalla base territoriale e le informazioni raccolte attraverso l'indagine censuaria. Abbiamo qui lo una località produttiva e qui vi dicevo che per quanto riguarda questo strato di riferimento siamo andati in campo con tutti i comuni italiani. In questo momento siamo, come vedete, c'è una data con questo lotto, l'8 novembre è partito il quarto lotto con tutti i comuni di queste regioni, ma quello che volevo farvi vedere è sono, diciamo, delle piccole elaborazioni fatte per questi tre lotti, i primi tre lotti, che hanno, diciamo, una particolarità che adesso vedremo. Ok, prima di introdurre quello, vi faccio vedere un'altra cosa. Questa è una tabella che non dovremmo mai vedere in una presentazione, ma vorrei concentrarmi su due questioni. Qui abbiamo le sezioni di censimento del 2011, al netto delle sezioni di Roma che per problemi tecnici non sono state inserite, sono 389.000.
con le microzone nel 2018, i dati sono ovviamente provvisori, passiamo a circa 1 milione di poligoni. Quindi abbiamo, diciamo, un dato estremamente più dettagliato rispetto al passato e passando dalle microzone alle sezioni del 2021, un incremento del 60% dei poligoni di riferimento. Quindi, diciamo, è un lavoro estremamente titanico, direi, a cui ringrazio, diciamo, appunto, non solo le due persone che partecipano con me in questa presentazione, ma naturalmente tutto il gruppo di lavoro che dirigo. E questa è un'immagine, diciamo, appunto della Toscana, dove vediamo appunto le località abitate, suddivise in centri, nuclei abitati, località produttive e case sparse, e poi le sezioni di censimento relative alle autostrade. E qui abbiamo un primo risultato che è molto estremamente interessante proprio per l'individuazione di quei manufatti antropici che diciamo sul territorio. I dati sono naturalmente provvisori, quindi vanno un po' presi con le pinze, non sono ancora definitivi, ma ci danno un'idea di come potremmo interpretare questo strato geografico di riferimento. Allora, nelle ascisse abbiamo rappresentato la superficie delle località al 2021, qui abbiamo i valori percentuali. Sulle ordinate abbiamo le variazioni percentuali di superficie delle località negli anni 2021-2011. In mezzo abbiamo l'Italia. Quindi possiamo vedere che nel terzo quadrante abbiamo le regioni Calabria, Puglia, Umbria, Marche, che si trovano in una posizione, diciamo, estremamente, come dire, più bassa, hanno una percentuale di superficie delle località 2021 molto contenuta, al di sotto della media italiana, e la loro crescita in termini di variazione percentuale è anche molto contenuta. Nel secondo quadrante questa crescita invece aumenta notevolmente. Vediamo che qui ci sono prevalentemente le regioni montane e le regioni che hanno una densità di popolazione molto bassa, Molise, Valle d'Aosta, il Trentino con le due province Bolzano e Trento, la Sardegna, l'Abruzzo, poi c'è anche la Sicilia. Vabbè. Insomma, diciamo però, grosso modo, questa è l'interpretazione. Nel quarto quadrante invece abbiamo delle diciamo, regioni con una percentuale di località abitate nel 2021 già particolarmente elevate, che però non presentano variazioni percentuali di superficie di località al di sopra della media italiana, ma sono contenute tutte al di sotto. Quindi sostanzialmente sono quei territori che già hanno dato, che hanno consumato quasi tutto il territorio a loro disponibile, come la Campania, l'Emilia-Romagna, eccetera. La Liguria si trova proprio nella linea di confine. E infine ci sono i territori, diciamo, più complessi, in cui ad un aumento della variabilità, diciamo, della variazione di percentuale di superficie di località tra il 2011 e il 2021, abbiamo anche, a fronte di questo, una percentuale di località abitate già abbastanza compromesso. In questo quadrante ci sono quasi tutte le regioni del nord, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Piemonte, e poi abbiamo anche il Lazio. Ecco, questo diciamo è il risultato di come questi dati che vengono raccolti appunto attraverso questa indagine delle basi territoriali possono essere utilizzati per definire un po' meglio, diciamo, l'impatto antropico sull'ambiente. Io ho finito, penso di essere stato abbastanza veloce. Assolutamente, è stato assolutamente nei tempi. E anche questo è stato un intervento molto, molto dettagliato e molto soprattutto con informazioni preziose. Mi sembra anche questo uno strumento
molto interessante che sicuramente sarà apprezzato dagli utenti. Siccome diciamo, siamo stati tutti quanti molto bravi, abbiamo abbastanza tempo e quindi il dottor Lipizzi ha vinto due domande invece che una. Una facile e Ops. un'altra un po' più complessa. La prima più facile è chiaramente l'utenza finale, quando potrà utilizzare queste informazioni, quando è prevista la loro diffusione analogamente a quanto è stato fatto con riferimento al censimento del 2011. E la seconda domanda è un po' più tecnica. Diciamo, è sostanzialmente per capire meglio quali sono le differenze tra le microzone e le sezioni di censimento. Dunque, la prima domanda, come avete visto nella slide, dove riportavamo, diciamo, per ogni lotto di riferimento la data di inizio e la data di fine, e l'ultimo lotto veniva, individuato, diciamo, alla fine del marzo 2022. Quindi, diciamo che la data di fine marzo e fine, diciamo, 2022, dovrebbe essere una data plausibile per la diffusione dei dati provvisori, cioè dei dati che non sono ancora consolidati attraverso il dato censuario. Questo è un po' Di sezioni e microzone. stiamo parlando delle sezioni di censimento. E la differenza è sostanziale perché le microzone, come abbiamo visto, sono quel milione di poligoni sostanzialmente che grosso modo vi ho fatto vedere, diciamo, da quella tabella regionale. E tuttavia, nelle microzone ci sono degli oggetti difficilmente, diciamo, validabili da un tecnico comunale. In particolare ci sono degli oggetti, soprattutto nella parte di case sparse, che riguardano, non so, per esempio, mi vengono in mente gli arbusti, le rocce nude, alcuni degli elementi che hanno a che fare con un tecnicismo che difficilmente appunto un tecnico comunale può avere diciamo sotto mano. Per cui il motivo, diciamo, costruendo questo primo strato di microzone, abbiamo poi generalizzato i dati, soprattutto nella parte di case sparse, individuando degli elementi diciamo più semplici da identificare e da validare. Questo secondo strato è quello delle sezioni di censimento. Questa sezione di censimento all'interno delle case sparse, quindi, è una generalizzazione delle microzone. Dentro le località abitate, invece, i due strati grosso modo coincidono, perché tutti quegli elementi manufatti antropici che noi abbiamo visto e la caratterizzazione sull'uso del suolo è proprio un elemento che può darcelo solamente chi vive in quel territorio. Quindi noi possiamo sicuramente, diciamo, fare un'ipotesi che quella è ad esempio, un cimitero, una chiesa o quant'altro, se siamo bravi a fare l'interpretazione, oppure un municipio, ma non sappiamo se effettivamente è un municipio. Quindi sappiamo solo che, appunto, vediamo dall'alto un'immagine, ma non ne conosciamo l'uso specifico. Quindi, sostanzialmente, ecco, queste sono la differenza tra i due strati geografici. Anche per dire che il ruolo dei comuni è assolutamente indispensabile, forse anche per questo che diciamo che il processo, essendo così dettagliato, è anche però più preciso, ma anche purtroppo più lungo, ma ovviamente in questo modo garantiamo maggiore qualità sicuramente dei dati che raccogliamo. Grazie, dottor Lipizzi. Allora, la sessione diciamo si conclude con questo intervento. Io mi permetterò di fare
alcune brevi conclusioni su questo, sui temi che sono stati affrontati oggi. Allora, intanto permettetemi di segnalare che tutte le relazioni sono state molto interessanti e soprattutto hanno sottolineato la grande capacità di mettere in luce prodotti e metodologie innovative. Ne abbiamo viste tante, abbiamo visto anche molte applicazioni, adesso non ne cito nessuna perché non vorrei far torto a nessuno, però mi sembra che tutti e quattro gli interventi hanno presentato una grande capacità di mettere al centro il tema dell'ambiente e soprattutto anche di dare soluzioni in molti casi e oltretutto di aggiungere misurazioni assolutamente innovative. Quindi, e l'altro aspetto che devo dire mi ha colpito in maniera particolare è che questi strumenti e queste classificazioni, ma anche queste metodologie, hanno una caratteristica di polidietricità, nel senso che molte delle cose che abbiamo visto, anzi quasi tutte le cose che abbiamo visto, hanno un'applicazione non solo in tema ambientale, ma più in generale in tema socio-economico. Quindi questo credo che sia una grande caratteristica che va sottolineata e va stressata adeguatamente, perché sia le basi territoriali, sia i dati che produce ISPRA, ma anche la classificazione delle ecoregioni e questi metodi innovativi possono essere applicati in altri contesti, in contesti magari anche più ampi, no? E che quindi possono essere riutilizzati mantenendo intatta la loro capacità informativa. Quindi questo è un grosso, secondo me, elemento di trasversalità che abbiamo visto oggi in queste quattro presentazioni e che mi faceva molto piacere sottolineare con decisione. L'altro elemento che mi interesserebbe anche sottolineare è quello, diciamo, che la sessione si era dato un certo obiettivo. Un obiettivo che sostanzialmente è stato raggiunto dalle presentazioni che abbiamo letto, che abbiamo sentito, e che quindi, diciamo, sul tema della misurazione hanno dato sicuramente un elemento di un passo avanti sicuramente decisivo sul tema dell'ambiente. Ovviamente alcune cose sono già operative, sono già utilizzabili ora, alcune cose invece dovremo aspettare un po' di tempo, ma sicuramente possiamo anche dire che oltre ad aver centrato l'obiettivo che si era dato a questa sessione, possiamo anche dire che in effetti il percorso è segnato e che quindi, diciamo, in qualche modo è irreversibile. Dalle basi territoriali che auspicabilmente potremo diffondere in maniera provvisoria a fine del 2022 fino alle ecoregioni che dovremo acquisire all'interno dell'atlante statistico dei comuni e che quindi rilasciare per questa classificazione territoriale tutta l'informazione che l'Istat e il Sistan è in grado di produrre. E a tale proposito sono anche contento dell'intervento del dottor Finocchiaro di Ispra, che ci ha illustrato appunto questi nuovi indicatori a base comunale che, essendo appunto facendo parte di una produzione statistica ufficiale, avremo modo sicuramente di acquisire all'interno dell'Atlante, che quindi in maniera, diciamo, semplice per chi conosce questo strumento, in maniera semplice potranno essere consultati, ma soprattutto essere messi a confronto con altri indicatori su temi dai più disparati, dalla popolazione alle attività economiche e a quant'altro. E contestualmente quindi potremmo anche far contento il dottor Gardini e gli possiamo dare un ampio spettro di informazioni statistiche su cui applicare quell'interessante metodo che ci ha illustrato per la valutazione della convergenza spaziale, quindi non solo SDGs ma anche altri, eventualmente altri indicatori. Quindi io
chiuderei la sessione ringraziando tutti, ovviamente tutti i relatori, ringraziando anche tutti coloro che hanno partecipato alla redazione di queste interessantissime relazioni, e un grazie particolare ovviamente lo rivolgo anche a chi ha organizzato la 14ª Conferenza Nazionale di Statistica e in particolare questa interessante sessione di oggi. Grazie a tutti e a presto. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, a presto.